Tre nuovi personaggi, mappa del ghiaccio e un sacco di altre cose in arrivo nel nuovo aggiornamento di Squadbusters. Oggi reagiamo a tutte queste cose e ve le mostro un po', partiamo subitissimo. Ecco il mondo di ghiaccio, il nuovo mondo che potremmo sbloccare a livello 90. Ed ecco i tre nuovi personaggi, il mago del ghiaccio, Jesse e il Dottor T. E le quattro nuove modalità che adesso andremo a vedere un attimo al dettaglio. A livello 90 adesso non ci sarà più la classificata, ma ci sarà il livello del ghiaccio, che continuerà fino a livello 120. Tre mappe disponibili per la zona del ghiaccio e come vedete ragazzi, personaggi all'interno sono assurdi e andremo a vedere nel dettaglio più avanti. Però ecco alcuni mostri: abbiamo un mega dinosauro, un mega coso volante, spiriteli del ghiaccio. La mappa è piena di zone fatte di appunto ghiaccio dove scivoli e vai avanti. Possiamo trovare tre nuovi personaggi: il mago del ghiaccio, l'Ice Wizard, un attaccante di rarità rara che permette di dare una spell di danno, fa 110 di attacco e ha 1000 di vita, e come vedete rallenta i giocatori col proprio attacco, da una speed un colpo di ghiaccio come su Clash Royale. Abbiamo pure l'evoluzione ultra e ogni potenziamento dà una spell di freeze del ghiaccio che lui può lanciare. Alla seconda stella aumenta il danno e l'aria dei personaggi che possono essere ghiacciati. Alla terza stella ghiaccia tutti quanti più tempo, mentre per la quarta stella si ricarica più velocemente e diventa praticamente, raga, rottissimo. Invece un altro nuovo personaggio è Jesse di Brawl Stars. Lollo sarà molto contento di questo nuovo arrivo. 215 di danno, 1000 di vita, anche lei un attaccante disponibile dal livello 90 in su. Come vedete può lanciare la sua torretta già con la prima stella e può costruire torrette in giro per la mappa. Permette di fare un danno che si collega tra personaggi, proprio come su Brawl, che c'è una specie di calamita. Alla terza stella dà proprio la spell della torretta, cosa che prima non dava, piazzava automaticamente. E con la quarta stella lancia un proiettile che fa molto più danno alla torretta. Arriviamo al terzo personaggio, Levigo, il Dottor T di Boom Beach, difensore, che dà delle cose davvero interessanti: 125 di danno, 2100 di vita. Il nostro Dottor T guadagna oro e ogni oro che guadagna fa spawnare un mega critter in giro per la mappa, un crab cattivissimo che fa un botto di danno, ma soprattutto ha un botto, ma tantissima vita. Il Dottor T ha l'abilità di, dopo aver preso 10 di coins, 10 di oro, scaricare, mettere un mega crab, o che come conoscete magari da Boom Beach Frontlines. Col potenziamento successivo permette di far diventare più forte il mega crab. Alla terza stella lo fa boostare e andando ancora più avanti lo fa diventare super forte e super potente. Quindi si basa principalmente sul continuo potenziamento del mega crab, che inizialmente è piccolo e pian piano i suoi utensili tipo il trapano, la pinza, diventano prima grigi, poi azzurri e poi viola, che sarebbe la rarità assurda. Ecco qua le quattro nuove modalità. La prima, Super Ice Spirit. Compariranno in giro per la mappa questi spiritelli del ghiaccio possenti che lanciano delle bombe che ti ghiacciano e ti fanno rimanere fermo. Vi ricordo che tutte queste quattro modalità nuove le potrete sbloccare a partire dal livello 90, ok? Quindi il livello 90 adesso è quella dell'arena del ghiaccio, il livello 120 sarà l'arena della classificata, tranne se al livello 120 mettono una nuova arena che ancora non sappiamo. Poi abbiamo Meteoriti Golem. In cosa consiste? Cadono dal cielo dei meteoriti che si trasformano in golem, ok? Quindi gireranno per la mappa questi golem, i meteoriti cadranno e ti faranno del danno, quindi devi cercare di schivarli. Una mappa molto simile alla modalità meteoriti che c'è già presente su Brawl Stars, quindi prendi ispirazione un po' da tutto quanto. Poi abbiamo Gem Pot, ci sarà in giro per la mappa questo mega calderone che ti darà un po' di gemme, quindi si fanno un botto di gemme. Poi abbiamo un Coins Chest, questa è fantastica, la modalità dove all'interno tutte le casse costano uno di oro e quindi potete comprare tutto quello che volete. Unica differenza è che c'è un grandissimo cooldown tra una cassa e l'altra, quindi prima invece di dover aspettare non so 5-6 secondi per aprire un'altra cassa, adesso ci vorranno mi sembra 15 secondi, non vorrei dire una cavolata, però molto più tempo per aprire una singola cassa, così da bilanciare comunque la modalità di gioco e non renderla troppo confusionaria. Ditemi nei commenti qual è la vostra preferita. Ecco qua alcuni dei nuovi mostri disponibili su Squadbusters con nuovo aggiornamento. Questi qua sono i boss, quelli più piccoli li abbiamo già visti al gameplay, ma dopo li andiamo a vedere di nuovo nel dettaglio. Il primo boss è l'Ice Golem, un golem gigantesco che comunque dà pugni, è come se fosse un golem normale, non fa niente di strano tranne che rallenta un po' col ghiaccio. Poi abbiamo il Gem Golem, che è questo golem fatto di gemme che si collega alla modalità dei meteoriti, normalissimo, che appena lo killi però ti dà una valanga di gemme. Poi abbiamo lo Yeti, che deriva da Clash of Clans. Cosa fa questo Yeti? È una specie di golem di Lizir, però versione Yeti, che fa abbastanza danni, ha un bel po' di vita, ma appena viene killato rilascia degli spiritelli di Lizir, quelli che ha dietro nello zaino, che quando vengono killati danno gemme, oro e così via. Quindi funziona un po' come il golem, però questi spiritelli saltellano, sono fatti di Lizir. Infine ragazzi, a parer mio il personaggio più figo, il dragone gigante, un altro boss sempre disponibile solo nell'arena di ghiaccio. In cosa
consiste? Una specie di gran cavaliere gigantesco, però versione drago, che di base vola. Ok, questo qui vola, lancia, sputa fuoco, cose dalla bocca, ma allo stesso tempo può saltarti in testa come un gran cavaliere e farti un botto di danno. Ha un sacco di vita ed è un personaggio direi davvero interessante. Ecco un attimo un riassunto di come appaiono tutte le evoluzioni a Ultra, che con le proprie grafiche. Questa è Jessie, potentissima, davvero ben fatta esteticamente. Se scendiamo abbiamo il Dottor T, anche lui che ha delle cose un po' strane, ragazzi. Ma che cos'è qualcosa? Vabbè, facciamo finta di niente. Spero non sia quello che penso. Ice Wizard, potentissimo. Qua, raga, fantastico pure lui. Secondo me sarà rottissimo il mago del ghiaccio. E poi qua abbiamo la mappa, che come livello 91 abbiamo una cassettina comune. E credo che entrambi i tre personaggi forse non verranno, non saranno gratuiti tramite l'avanzamento. Probabilmente tutti e tre questi personaggi si potranno ottenere e sbloccare esclusivamente tramite le casse. Quindi forse nessuno di questi personaggi si sblocca tramite il cammino dell'energia. Quindi saremo a vedere, dai. Nel dubbio, codice Kiri, vi aspetto in live su Twitch. Ecco altri personaggi dell'arena di ghiaccio. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Qua abbiamo una specie di bombarolo che lancia bombe, in sé per sé, di ghiaccio che ti rallentano appena vieni colpito. Salendo qua abbiamo una specie di spiritello, di scheletrino, un qualcosa di ghiaccio che ti dà dei colpi. Per esattezza una guardia di ghiaccio, che comunque vanno tutti molto lenti. Qua vedete c'è la bomba, eccola qua che viene lanciata. Ecco qua il danno della bomba a terra. Qua abbiamo un'altra guardia che forse si vede pure meglio. Questo personaggio è molto interessante, è una specie di vichingo con uno scudo gigantesco ed è uno dei personaggi più fastidiosi dell'arena di ghiaccio. Perché? Perché questo personaggio si può colpire solo dalle spalle, visto che la difesa davanti è fatta piena di spuntoni ed è praticamente imprendibile come personaggio. Ci metti molto ma molto tempo prima di riuscirlo a killare. Poi abbiamo lo Yeti, che si chiama Wombledon, che già vi spiegavo prima, che rilascia quegli spiritelli di Lizir che ha nello zaino dietro e li fa cadere a terra. Ecco quel dragone che fa un salto in stile gran cavaliere. Eccolo qua, guardate che danni che fa, davvero rotto. E lo spiritello del ghiaccio che avevamo già visto prima. Come vedete qua lo puoi colpire solo da dietro. Queste sono le guardie. E qua vediamo pure bene la modalità dello sconto, che ogni cassa costa solo uno. Quindi bellissima modalità, non vedo l'ora di provarla. Infatti sopra c'è scritto pure sale, quindi sconto. Detto ciò ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Un bel like, iscrizione e campanellina. Guardate i video che sono appena apparsi qua accanto, che sono più bello dell'altro. E noi ci vediamo in un prossimo video di Squadbusters. Ciao ciao.